però perché Firenze comunque è piccola, non voglio dare opinioni personali, quelle ce l'ho e le scrivo, però non possono interessare o non interessare, ciascuno è libero di votare alle primarie del PD o non votare alle primarie del PD, votare Renzi, Bersani, Civati, non mi interessa, però è giusto che si faccia sapendo cosa ha fatto Renzi quando ha governato, perché ci sono delle... Non voglio nemmeno parlare dei risultati per la città, fatti bene o fatti male, anche questo poi può lasciare dubbi, uno può dire no, ma fare quelle infrastrutture è una cosa buona, è una cosa sbagliata, e si discute. No, io voglio parlare di come ha amministrato il denaro pubblico. Sono giorni in cui si parla. Dopo pochi giorni che era diventato sindaco, il tempo di insediarsi, di prendere un attimo conoscenza del palazzo, è arrivata l'estate e ha aspettato i primi di agosto. Il 3 agosto del 2009 ha pensato di giustamente rifarsi l'ufficio. E una cosa simbolica di cui si è parlato, è uscita anche inizialmente su alcuni quotidiani nazionali, è che ha deciso di cambiarsi la poltrona perché dove si era seduto il sindaco precedente non gli piaceva, allora nel suo ufficio ha cambiato sedia. Soltanto è anche fin lì discutibile, però il problema è quanto ha speso per quella sedia, per la sua poltrona personale: 2.201 euro solo per la poltrona. A quel punto 1.000 euro è simbolico perché poi in quei mesi è partito anche con le assunzioni. Partito con le assunzioni, lui ha preso esterni, quindi in un comune che comunque ha più di 3.000 dipendenti, il comune di Firenze, ha assunto come suo staff personale, come suo codazzo, 40 persone esterne per un costo in tutto il mandato, se lo finisce, perché poi non sappiamo a questo punto se lo finisce o no, ma previsto nelle delibere di 15.500.000 euro. Di codazzo suo personale. Tra questi abbiamo, visto che lui aveva fatto la campagna elettorale con volti nuovi, la sua causa era Facce Nuova a Palazzo Vecchio, perché il comune a Firenze su Palazzo Vecchio, in Piazza Signoria, lui il suo slogan era Facce Nuova a Palazzo Vecchio. Tra questi ci sono due ex assessori, di cui uno era assessore ai tempi Domenici, l'altro sempre assessore ai tempi Domenici, Lucia De Siervo, figlia del noto costituzionalista e sorella del dirigente Rai, che ora aiuta Renzi nella campagna elettorale. E una candidata alle liste PD trombata, la seconda dei non eletti, che quindi è stata premiata perché è assunta nello staff di Renzi, amici di famiglia e degli scout, tre, un dirigente del PD che aveva perso il lavoro, il dirigente dell'APT della provincia, che lui veniva dalla provincia e quindi se l'è spostato, e poi, visto che voi comunque siete sicuramente una stampa libera, e non avete nessuna influenza, potete capire il valore di aver assunto appena laureata la figlia del direttore del Corriere Fiorentino, assunta con un curriculum in cui aveva solo scritto la laurea e amo leggere e ascoltare musica. Così è stata, con questo curriculum è stata assunta la figlia del direttore del Corriere Fiorentino all'esterno dello staff di Renzi. Dopodiché lui, con questo staff pagato dai cittadini, ha iniziato a fare le sue grandi battaglie nazionali, con questa gente che lavora in comune per le sue battaglie nazionali pagate dai cittadini. Ma non era una cosa nuova, molti di questi lui se li è trascinati dalla provincia. Delle persone, fra questi che si è spostato, ma anche una cosa che è un po' curiosa, quelli che erano i suoi autisti in provincia, che aveva assunto in provincia come autisti, arrivato come sindaco, se li è portati dietro e sono rimasti fondamentalmente disoccupati. E per quasi 2 anni non hanno riavuto un impiego e stavano fermi su una sedia in comune gli autisti che c'erano prima del sindaco, perché a lui non piacevano, non si vede, non gli stavano simpatici, voleva gli autisti con cui si scambiava le battute quando era presidente della provincia, e quindi ha portato pure gli autisti per guidargli la macchina, poi fa le scene, si fa fotografare che va in bicicletta, ma si è portato a sedere gli autisti, due autisti dalla provincia. In provincia lui aveva speso cifre da capogiro negli anni precedenti. Una parte di questi soldi, che sono 20 milioni, spesi in maniera dubbia secondo la Corte dei Conti, e tra questi troviamo cose che non sono proprio del nuovo della politica: cene, ristoranti, champagne, anche la pizzeria sotto casa, tra l'altro, tutte spese di rappresentanza, cioè lui tornando a casa era spesa di rappresentanza con la carta di credito della provincia, strisciava la carta di credito, e ristoranti, di questi abbiamo. Negli anni in provincia, per il ristorante ha speso 46.596,70 euro in ristoranti, 10.663,59 euro in fiori, 69.018 euro in catering, per quando organizzava i suoi ricevimenti. Non so se aveva la toga romana o no, però comunque spendeva con i soldi dei cittadini, a differenza di altri che l'hanno fatto con i soldi propri, per catering, cene.
tutte le strisciate sono sotto i ristoranti, sotto la provincia. Cioè lui nella pausa pranzo scendeva a mangiare, strisciava con la carta dei crediti e si faceva pagare il pranzo dai cittadini. Con buoni vini, buoni ristoranti, e di volta in volta ci sono anche, ora io alcune cose le leggo per comodità qui dal Fatto Quotidiano di oggi, ma comunque tipo 1.855 euro alla Taverna del Bronzino, 1.300 euro alla pasticceria Ciapetti, tutti sotto la provincia, il Buca dell'Orafo in via Girolami per due, ospita due persone, un vino di 60 euro a bottiglia e spende 1.050 euro, 1.213 al ristorante Cibreo. Lui va a pranzo 1.000 euro come se niente fossero con i soldi dei cittadini, questo per gli anni, per tutti gli anni. Poi ci sono anche altre spese, per esempio c'è un'associazione, l'associazione Culterra, negli anni dal 2006 al 2009 ha girato 707.000 euro per varie iniziative, convegni e simili. Noi siamo andati a vedere questa associazione, che sede aveva, la sede prevista nelle delibere non esiste dell'associazione Culterra. Anche su questo abbiamo fatto gli esposti, vedremo. Poi ci sono i famosi viaggi. Sui viaggi anche lì è divertente, perché Renzi ha la passione per gli Stati Uniti, non so se avete visto, è andato anche alla convention ora per di Obama, ha questo grande amore per gli Stati Uniti. Nel 2007 ha fatto due viaggi quando era presidente della provincia negli Stati Uniti e ha speso per questi due viaggi 70.000 euro di soldi pubblici per andare due volte negli Stati Uniti, e tra l'altro a carico dei soldi pubblici c'era anche un giornalista, sempre del Corriere Fiorentino, quello di cui è assunta anche la figlia del direttore, che è il Corriere della Sera, la cronaca locale del Corriere della Sera, che è pagato dalla provincia di Firenze, è andato a fare il resoconto per contare quanto era stato bravo nel viaggio Renzi. Tutti altri due grandi spese notevoli, che sono queste strettamente politiche, perché sono i finanziamenti a Florence Multimedia, che lui ha creato un'agenzia della provincia di Firenze quando era presidente della provincia, che gestiva la comunicazione del presidente, quindi cioè faceva propaganda a lui di fatto, e la provincia ha girato tutti gli anni oltre 4 milioni di euro a questa Florence Multimedia, cioè all'agenzia che promuoveva lui stesso. Quindi questo a voi non sfugge, che sono pubblicità sui giornali, spazi a pagamento, e si è sollevata tutta la polemica in Emilia Romagna per i grillini che pagavano gli spazi in televisione, e per qualche migliaio di euro Renzi ha dato all'anno oltre 4 milioni di euro per 5 anni, quindi 20 milioni ogni anno a Florence Multimedia, oltre 4 milioni. Nel 2008 ha sforato, è arrivata a 4.367.453 euro. Nel 2008 ha sforato 4 milioni, se no era 3, 9, 4 e qualche virgola. In quel momento non ne parlavano tanto, probabilmente ha vantato un credito con una serie di spazi televisivi, giornalistici, anche internazionali, che poi lo sta riscuotendo adesso, è evidente. E poi c'è il Genio Fiorentino, un'iniziativa che ha fatto tutti gli anni, che è costata mediamente, perché poi alcuni anni in più, alcuni anni in meno, però parliamo mediamente intorno a 1.700.000 l'anno, di cui le iniziative non sono mai costate più di 500.000 euro, e il restante sempre oltre 1 milione di euro per pubblicizzare delle iniziative più o meno inesistenti. Sì, un picnic nel parco di Pratolino, che è costato, questa è tra le più costose, eccoci qua, la manifestazione intitolata 100 picnic, prima festa del picnic, un'iniziativa di alto valore politico e fondamentale ovviamente per i cittadini, che è costata alle casse pubbliche 167.000 euro, il festival dei picnic. Non so se ritrovo la delibera, la Pimpa, il cartone animato, ha fatto il festival della Pimpa, che serviva, dovevano a questo festival della Pimpa vendere i bambolottini della Pimpa, e ricavato andava al Maier. Il festival della Pimpa è costato 123.000 euro, bambolottini il cui ricavato doveva andare al Maier l'hanno venduti per il rispettivo 60 euro, quindi cioè l'iniziativa serviva per vendere bambolottini, per fare beneficenza al Maier, dell'ospedale pediatrico di Firenze, noto in tutta Europa, un'ottima struttura, aveva fatto questa iniziativa con soldi pubblici che doveva, però ha speso cifre da capo, e poi dati 60 euro che il Maier dice di non aver mai ricevuto, tra l'altro però insomma sono spiccioli, forse non valeva nemmeno.